prende il via ufficialmente la presidenza di Jole Santelli alla guida della Regione Calabria. Un compito certamente non facile, quello che attende la parlamentare di Forza Italia, che nella sede della cittadella regionale è stata ricevuta dal vicepresidente uscente Francesco Russo, facente funzioni del presidente uscente Mario Oliverio, assente per motivi personali. Alla nuova governatrice Russo ha consegnato un report sui 5 anni di amministrazione Oliverio. La metteremo. Momenti. Io quando uso il noi non è maiestatis. Parlo di noi perché è una squadra. Metteremo tutto l'impegno perché questa regione inverta la rotta, soprattutto della sua reputazione, del suo futuro. Tutto un impegno serio allo sviluppo che la Calabria e i calabresi meritano. Una parola, permettetemi, perché l'insediamento nei confronti dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati che lavorano in questo palazzo, tutti saranno messi alla prova. Si lavorerà tanto. Chiunque mi conosca sa che purtroppo non conosco molto gli orologi. Nella voglia di lavorare troverà soddisfazione in bocca al lupo a tutti noi.